Marley era morto, tanto per cominciare. Se ne stava rigido come un asse da stiro sotto l'albero di Natale, riverberante di luci colorate che si alternavano tra tonalità calde e fredde, rosso e giallo, verde e blu. La faccia raggrinzita di Marley, con il naso che quasi toccava il fiocco di neve glitterato appeso al ramo più basso, accettava la bizzarra illuminazione che lo colorava a momenti alterni, ma giusto perché non poteva fare altrimenti. Se il suo sistema cardiocircolatorio non fosse stato interrotto dalla pallottola che gli aveva aperto un buco in fronte, le luci si sarebbero ben guardate dall'osare illuminarlo. Perché Giacomo Marley non concedeva confidenza a nessuno, persone, animali o impianti elettrici a intermittenza. Si limitava ad adeguarsi al clima natalizio, come al cambio delle stagioni o al calendario della raccolta differenziata, e ne approfittava per sfoggiare la propria ricchezza con le preziose decorazioni vittoriane, il presepio che allestito da uno scenografo svizzero avrebbe potuto ospitare una scolaresca in gita, e quell'albero al centro del salone. «Niente di che», pensò il vicequestore Martini squadrandolo. «Il campanile del mio paese è almeno un paio di metri più alto». «Morto, morto come il chiodo di un uscio», disse l'agente Crocitti, rialzandosi dal cadavere e urtando una palla natalizia grossa come la testa di un bambino. Federico Marley, nipote del morto, aveva controllato. «Non mancava niente», disse. Con le mani nelle tasche della giacca elegante, seguiva i due poliziotti, che, verificato il buco in fronte e la macchia scura che si stava raggrumando, contemplavano la rovina della loro vigilia di Natale. Il vicequestore si rivolse a Marley nipote. «C'erano motivi per i quali qualcuno lo avrebbe voluto morto?» «A parte il fatto che derubava le vedove e truffava i poveri?» «Ecco, per esempio», concesse Crocitti, ispezionando il pavimento. «Non era un commercialista?» si stupì il vicequestore. Si guardi intorno. Il giovane allargò le braccia verso il salone tappezzato di boiserie, i tappeti e il monumentale caminetto. «Uno studio con un solo impiegato può giustificare tutto questo? Mio zio era un usuraio e lo faceva su larga scala». Non l'aveva detto con rammarico, notò il vicequestore. Si limitava a enunciare un dato di fatto e dava l'impressione di avere approfittato senza problemi dello strozzinaggio in famiglia. Fu lui stesso a togliere ogni dubbio. «Grazie a mio zio non ho mai avuto problemi di denaro. E per me il Natale era una vera festa». Fece un sorriso così beato che al vicequestore venne spontaneo immaginare che sensazione si provasse a prenderlo a sberle per un mezzo pomeriggio. Quello fissò l'albero. «Ho sempre avuto in regalo tutto ciò che volevo. Non ho mai avuto bisogno di scrivere letterine e Babbo Natale non è mai sceso da quel camino». «E qualcun altro invece?» disse la gente in ginocchio. Con un dito sporco di nero indicò il caminetto. Tra le decorazioni del tappeto si notavano segni di cenere tra il cadavere e le cariatidi di marmo che sorreggevano la cappa. Gli occhi del vicequestore e di Marley seguirono quelle che sembravano impronte. La gente si sporse a guardare su per la cappa. Niente, solo buio. «Cosa speri di vedere?» lo prese in giro Martini. «Non so nemmeno io», ammise la gente pulendosi le mani. Squadrò Marley nipote. «Scarpe lucide, vestito lucido, mani lucide. Figurati se questo si sobbarca la fatica di uccidere qualcuno». Il vicequestore riprese a fare domande, più per ingannare il tempo in attesa della scientifica e del momento di andare al cenone.
E minacce ne riceveva? L'altro fu a un passo dallo sghignazzare, se fosse stato il tipo da sghignazzare, e non lo era. Da sempre, tanto che non si prendeva la pena di denunciare. Telefonate, messaggini e lettere, pacchi di lettere. Cosa dicevano? Cosa vuole che dicessero? Alzò le spalle. Imploravano, minacciavano, descrivevano nonne malate, figli storpi. Il vicequestore annuì comprensivo, mentre immaginava un modo per alternare sberle e calci nel sedere. Marley sorrise. Come se scrivere lettere fosse mai servito a niente. Tanto valeva scrivere a Babbo Natale. Crocitti sentì un rumore sul tetto. Scostò il pesante tendaggio e guardò dalla finestra. Tra la nebbia della sera gli sembrò di vedere qualcosa in cielo. Ma si sbagliava, concluse. Le slitte volanti trainate dalle renne non esistono e questo suono di campanelle me lo sto immaginando. Però guardò le tracce di cenere sul tappeto e concluse. Stai a vedere che certe letterine a Babbo Natale a volte vengono esaudite. Alle spalle la voce del vicequestore. C'è qualcosa? Si voltò. No, niente. Si rivolse al Marley nipote. Quindi lei diceva non ha un alibi.